l'ultimo weekend non è stato tanto favorevole alle squadre della provincia di Imperia. Iniziamo con la Serie C maschile, per quanto concerne la Serie C, il Cari Parma di Imperia ha perso per 3-0 e invece l'Arma di Taggia per 3-1 in quel di Val di Magra e la Casa di Parma Imperia a Savona. La di maschile è andata bene, è andata a vincere a Levanto per 3-1, la squadra del Corpo Movimento di Sanremo. Era fermo il campionato di Serie D femminile che ricomincerà un sabato prossimo con la trasferta del Casino Sanremo che si porta a Carcere. Ci sarà lo scontro di vertice tra la Maurina e Loano a Loano e poi il Diano Marina che incontra a Savona il Sampor Savona. Più favorevoli invece i risultati dell'Under 18 femminile. La squadra del Casino Sanremo ha battuto la Maurina ad Imperia per 3-2. La squadra Recuper Fair, sempre di Sanremo, ha battuto a Sanremo il Diano Marina, sempre col punteggio di 3-2. Il Bordighera è andato a vincere a San Lorenzo a Mare col punteggio sempre di 3-2, mentre il Sanremo Volley ha battuto in casa a Villormont la squadra della Maurina B per 3-0. Sono iniziati anche i campionati di Serie C e del CSI Under 18 con le prime partite. Il Valsteria ha battuto la squadra della Nuova Lega Pallavolo Promo per 3-0. Il Valle Crosia, anche lei, ha battuto per 3-0 la squadra del San Giacomo, mentre il Sanremo Sporte ha vinto sulla Nuova Lega Pallavolo per 2-1. Fermi i campionati CSI Under 16 perché questi campionati si alternano con l'Under 18. Sono anche partiti i campionati promozionali per amatori sempre CSI, che vede in testa la squadra del Brasile seguita dalla squadra All Star della Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Questa è un po' la situazione dell'ultimo weekend di pallavolo della nostra provincia. Le società che partecipano al campionato di minivolley, è iniziato il circuito provinciale di minivolley con la prima tappa a Diano Marina. Queste tappe sono raggruppamenti appunto che si fanno a Diano Marina, Imperia, a Sanremo. La prima si è svolta appunto a Diano Marina, il prossimo appuntamento è per Sanremo per il giorno 16 dicembre, mentre una squadra della Lega Pallavolo Sanremo negli anni 1995 ha partecipato a Genova a un torneo anche qui riservato alla categoria e la squadra di Sanremo si è classificata al secondo posto dietro la squadra di Genova.